gloves spoke in a sound so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar. Go tell that midnight. Un cordiale saluto dalla redazione del TG Lis di Italia 2 TV. Sono questi i principali fatti del giorno. Lo scandalo dei 14 agenti della polizia penitenziaria e dei 3 amministrativi tenuti per 3 mesi a guardia dell'ormai vuoto carcere di Sala Consilina è riuscito nell'impresa di portare alla ribalta nazionale la vicenda dell'ormai ex casa circondariale salese. Nessuno dei media nazionali aveva speso una parola per la chiusura del carcere avvenuta ad ottobre 2015, ma lo sperpero di risorse pubbliche e la cattiva gestione del personale, carente invece nella maggior parte delle carceri d'Italia, ha scatenato l'interesse generale. Dopo Rai Radio 1 della vicenda del carcere di Sala Consilina si sono occupati tutti i TG nazionali, tra i quali in prima fila il TG5, Sky TG24 con diversi collegamenti in diretta da Sala Consilina, il TG3 e la 7. Tanta risonanza mediatica è stata l'occasione per il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, di portare finalmente alla ribalta anche il tema della chiusura del carcere e di attaccare il ministro Orlando per la gestione della vicenda. L'ex casa circondariale salese è finita anche sull'ANSA, che ha pubblicato la foto del sindaco Cavallone in catene davanti al carcere, insieme con alcuni cittadini e con il consigliere delegato alle infrastrutture Michele Santoriello. Cambiamo decisamente argomento. Grande entusiasmo nel Vallo di Diano, ma un po' in tutta la provincia di Salerno, per il decreto che il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato ieri e che ha ufficializzato la nomina del teggianese Corrado Matera quale assessore allo sviluppo e promozione del turismo. L'avvocato Corrado Matera, ex vice direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, ha scalzato quindi l'altro papabile, ossia Franco Alfieri, sindaco di Agropoli. L'UDC ottiene così un posto di particolare rilievo nella squadra del governatore Vincenzo De Luca. Si terranno domani alle 15:30 nella chiesa Madre di Sanza i funerali di Giuseppe Crea, il giovane 24enne originario del piccolo centro ai piedi del Monte Cervati, deceduto in un incidente stradale avvenuto sabato sera nel Trevigiano. A Sanza la comunità è scossa per un'altra giovane vita persa sulla strada. Il sindaco Francesco De Mieri ha proclamato il lutto cittadino. Voltiamo pagina. Nella giornata di ieri si è dato avvio alla fase di costituzione di un coordinamento permanente dei comitati civici comprensoriali, che considerano la salvaguardia dell'ambiente del Vallo di Diano quale un importante obiettivo da perseguire. Le prime adesioni a tale coordinamento sono provenute da Acquabene Comune Sala Consilina. Comitato Uniti per la rinascita dell'ospedale Polla Sant'Arsenio, Nessun Dorma di Montesano sulla Marcellana, No al petrolio nel Vallo di Diano, No Antenna Buon Abitacolo e Se non ora quando Vallo di Diano. In merito alle tematiche ambientali, i comitati hanno protocollato alla comunità montana una specifica richiesta, ossia che tale ente, nella persona del suo legale rappresentante, funga da istituzione territoriale di raccordo
per predisporre le opportune strategie di contrasto all'ipotesi di future trivellazioni petrolifere nel comprensorio valdianese. E per la seconda volta Sala Consilina ha ospitato il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Dopo Tullio Lanese nel 2003, in occasione del 25° anniversario della locale sezione dell'associazione, lunedì pomeriggio è stata la volta dell'attuale presidente Marcello Nicchi, che ha visitato la sede salese dell'associazione, presieduta da Giampiero Cafaro, e ha voluto anche vedere il centro storico di Sala Consilina prima di prendere parte al convegno Arbitro Scuola di Vita, svoltosi presso le scuole elementari di via Matteotti. Auditorium gremito per l'occasione, che ha visto la presenza degli arbitri e assistenti campani di Serie A e B, dei componenti del Comitato Regionale Arbitri Campania, dei rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni valdianesi. A Sassano sono state aperte le iscrizioni per il nuovo asilo nido, che sarà localizzato nella struttura polifunzionale Assilla di Sassano. Lo comunicano congiuntamente il sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, e il consigliere delegato alle politiche sociali, Gianfranco Russo, in una lettera inviata alle famiglie con bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi. L'asilo nido, istituito grazie alla collaborazione del piano di zona, sarà dedicato a Pinocchio e ai personaggi della Disney. È possibile iscrivere all'asilo nido anche i bambini non residenti nel comune di Sassano. Per iscriversi sono attivi 3 sportelli, a partire dalle ore 9 fino alle ore 13:30. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì presso la sede dell'asilo nido, il martedì presso la biblioteca comunale d'Elisa Petrizzo ed il giovedì presso la casa comunale. Era questo l'ultimo aggiornamento, vi ringraziamo per averci seguito, buona serata.